La figura dell'hacker è nata molto prima che ci fossero, che si potesse ipotizzare che diventassero degli attivisti. E l'hacker è semplicemente una persona innamorata della verità, e in particolare della verità per quanto riguarda la diffusione, la diffusione totale della tecnologia che c'è adesso, no? Quindi il fatto che venga data in uso veramente a chiunque. E senza istruzioni per l'uso e senza che siano fatti presenti i pericoli che stanno dietro a tutte le lucine colorate, no, che ci spingono a comprare uno strumento. L'hacker inizialmente trovava i buchi in un sistema e il suo scopo era quello di esporli al pubblico e sulla pubblica piazza e quindi costringere chi aveva messo questi buchi a ripararli. Le comunità di attivisti ovviamente sono nate successivamente e con uno spirito di aggregazione o comunione di intenti, che è sempre quello appunto di esporre la verità, no? Wikileaks ne è un esempio, ma come dovrebbe sapere io ho nutro delle forti perplessità su cos'è Wikileaks adesso, no? Però diciamo come strumento ideale, come piattaforma ideale è l'apoteosi di quello che l'hacker vorrebbe fare, cioè fare in modo che la verità sia conosciuta e sia esposta a tutti, perché la conoscenza è di proprietà di tutti. Ma allora, Wikileaks sicuramente è nata con un intento benevolo, quindi con lo scopo di divulgare e dare, diciamo, il dono, no, della conoscenza a tutti, specialmente di quelle cose che ci vengono tenute nascoste. Poi cammin facendo, secondo me, ci sono state delle sporcature, delle sbavature, no? Specialmente quando sono rimasti appunto senza soldi. Essendo Wikileaks una piattaforma ideale per la diffusione di informazioni che sono strategicamente utili da un punto di vista commerciale o politico, o un'istituzione del blocco occidentale, in questo caso penso io americana, oppure un gruppo economico semplicemente se ne è appropriato finanziandola, riempiendola di soldi, e facendo in modo che uscissero informazioni che sono di parte, no? Non dico che non siano vere, ma sicuramente non hanno lo scopo di farci conoscere la verità, ma semplicemente di creare confusione. Capito, In alcuni quindi. casi anche di dare contro all'industria europea, per esempio, no? Un cablogramma, se si chiamano così, ripreso da una nota rivista della difesa americana recentemente. Diceva, oh, Wikileaks, no, ha detto che un emiro X ha fatto presente che una tecnologia militare francese è vecchia, no? È dell'altro ieri. Ecco, questa qui, secondo me, è competizione industriale, visto che i francesi sono con EADS, sono competitor degli americani da un punto di vista dell'industria militare, no? Dicendo che la tecnologia francese è vecchia. Ovviamente si passa a quella nuova, cioè a quella buona, cioè a quella americana, no? Ecco, questa e tante altre cose simili mi hanno fatto veramente dubitare. Salverei soltanto lo scopo, e per fortuna adesso ci sono comunità di attivisti, come li chiama lei, che stanno costruendo, no? Tenendo ad esempio il principio che ha fatto sorgere Wikileaks. Stanno costruendo piattaforme che consentiranno a tutti gli utenti che vogliono e che hanno a disposizione documenti che svelino verità nascoste, no? In modo tale che possono farlo. Ecco, l'unico punto cieco è quello della verifica dell'informazione, perché naturalmente non è facile, no? Poter certificare l'autenticità di un documento o altro, quindi questo è uno dei problemi che dovrebbe essere risolto. Secondo me, appunto, quando Wikileaks ha iniziato a essere finanziata non si sa da chi, ma sicuramente non da persone innamorate della verità, hanno preso Assange e l'hanno trasformato in una rockstar con il marketing, no? Tecnica di marketing che viene usata anche per Marilyn Manson, cioè viene creato il personaggio, viene sbattuto nelle prime pagine di tutti i quotidiani e automaticamente diventa il mito della situazione. Ecco, questo per me è un altro sintomo che Wikileaks non è nelle mani di
persone giuste. Ci sono diversi gruppi di, appunto, come li chiamerei, attivisti che stanno costruendo piattaforme simili. Una di queste l'ho vista, tra l'altro, recentemente, il progetto. E ripeto, l'unico, si vuole evitare l'errore fatto con Wikileaks di creare tutto intorno, cioè, tipo Assange.net, no? Cioè tutto intorno al personaggio creato con il marketing, ma creare proprio una piattaforma che possa essere utilizzata da chiunque per anonimamente inviare, e in modo ovviamente sicuro, inviare informazioni agli organi di informazione. I preparativi per una guerra, per la guerra informatica che si sta per scatenare sono iniziati 5-6 anni fa. E in realtà è un qualcosa che è guidato da gruppi che in alcuni casi sono legati a governi, in altri casi sono appunto gruppi liberi di attivisti, e l'inizio di questa fase preparatoria è stata l'infezione di quasi tutte le infrastrutture critiche dell'Occidente. Questo significa reti energetiche, telecomunicazioni, rete idrica, trasporti, sistema bancario e quant'altro. L'infezione significa che da parecchi anni ci sono gruppi che hanno iniziato a bucare, si dice, e piazzare strumenti di controllo, quindi dei virus, in nodi chiave delle infrastrutture critiche dei paesi dell'Occidente. Io questo l'ho ampiamente descritto anche in Hacker Republic. Fondamentalmente l'hacker lavora per se stesso e per quell'ideale che ha deciso di seguire, giusto o sbagliato che sia, però l'ideale ce l'ha. E se questo coincide con quello che la multinazionale gli dà da fare, bene. Però diciamo che il suo scopo nell'entrare in una multinazionale è prevalentemente quello di fare quello che è nato per fare, cioè raccogliere informazioni. Sì, anche se stanno diventando sempre meno efficaci. Allora, un attacco DOS o DDoS, no, i distributed denial of service, appunto, servono per saturare una linea di comunicazione, quindi per impedire l'accesso a un servizio, a un sito o quant'altro. È una situazione che ovviamente non può essere mantenuta in piedi perennemente, e per quanto mi riguarda è semplicemente un'azione di disturbo. Allora, eclatante è stato il DDoS scatenato sulla Georgia in occasione della guerra di Georgia di qualche anno fa, no? O dell'anno scorso, adesso non mi ricordo. Per me il tempo passa in modo asimmetrico. Va bene. E in quel caso è stata oscurata proprio la nazione, però più che un atto di guerra è un atto di disturbo, no, questo. Certo. Per come lo concepisco io, perlomeno, perché non è che faccia danni particolari, semplicemente impedisce la comunicazione verso un nodo della rete, ma prima o poi il problema viene risolto. I problemi veri sono quando si inizia a interagire con strutture governate da sistemi informatici. Come appunto ho spiegato anche nel libro, ci sono le navi da guerra, sono collegate a sistemi informatici con indirizzi IP, anche i missili, no? Che stanno a bordo degli aerei, delle navi, hanno un indirizzo IP. Non so quanti sanno questa cosa. E poi ci sono le reti ferroviarie, le dighe, i sistemi di fognatura, controllo fognatura, gli aeroporti, la rete elettrica. E i danni che si possono fare sono veramente, veramente, veramente grandi. Diciamo che è la contromisura che l'amministrazione Obama ha proposto, cioè quella di spegnere internet, è un qualcosa che secondo me non sarebbe assolutamente efficace, però è una perfetta arma di ricatto quella di generare il famoso kill switch, no? Quello che uno schiaccia e spegne internet. Manderebbe in rovina il 70% dell'economia mondiale, perché quasi tutto adesso è basato sulla rete. È stato prodotto anche un video di quelli che si chiamano video virali, non so se gli ha dato un'occhiata, che appunto è la Sì, Be Hacker Philosophy, l'ho visto. Il video di no? presentazione. Ecco, il
Diciamo che in quel video è riassunto quello che la Community Hack Republic dovrebbe diventare. Innanzitutto non dovrebbe assolutamente essere composta soltanto da tecnici. Per quanto mi riguarda, l'hacker, essere hacker è una questione prevalentemente di intelligenza e di consapevolezza. Da quella deriva un modo di pensare che in inglese dicono out of the box, no? Quindi fuori dagli schemi. Modo di pensare che consente di trovare soluzioni, di vedere cose che altri non vedono, trovare soluzioni a problemi che un normale metodo lineare non riuscirebbe a trovare. Un pasticcere può essere un ottimo hacker nel suo mestiere, no? E chiunque può esserlo, anche lei come giornalista lo può essere. L'importante è quello che la guida, quello che ha nella testa quando fa qualcosa e quando assorbe un'informazione.